Questa è la seconda partita della finale della sedicesima LG Cup. La giocano Yi Chengguo con nero e Zhang Weijie con il cinese con il bianco. Zhang Weijie ha già vinto la prima, per cui se vince questa, vince tutta la LG Cup. E faccio vedere la partita, questa in particolare, perché c'è un attacco a grande scala che viene portato più o meno per tutto il corso della partita, ma con molta pazienza e poi dopo vediamo se dà i frutti. Un toggo a suspense. Questa la solita in cinese corta. La mini cinese non è su questo lato di qua in genere. La cinese sì, questa è la mini cinese, proprio perché la cinese normalmente è questa, no? Però quando qui c'è già la pietra bianca non la si può fare, per cui questa viene chiamata la mini cinese. Ultimamente qualche volta giocano questa variante, che è una cosa che sta dalle parti della cinese, qualcuno scherzando l'ha chiamata la vietnamita, perché il Vietnam sta dalle parti della Cina. Questo è più o meno una prosecuzione normale quando c'è questa, quindi di conseguenza così non cambia tanto. Ci sono tanti joseki che nascono su questa forma. Ultimamente non è giocata tanto spesso, ma qualche anno fa sì, perché c'era stata anche molta ricerca. Questa è una variante estremamente pacifica. Detto che le varianti erano state studiate su questa forma e quindi ci sono considerazioni di qualche punto in più o in meno che ballano, perché questa è più sicura come territorio, per contro si espande un po' di meno, protegge meno qui, quindi quello su cui si vanno poi dopo il patteggiamento tra i due giocatori poi va a finire in modo diverso. Va bene, qui ho messo bianco, si infila subito. Che senso ha quella pietra bianca? Ecco, stavo per dire, non chiedetemi che senso abbia perché non ve lo so dire esattamente. A me sembra che sia un po' agikeshi, nel senso che questo taglio magari un giorno potrebbe venire utile. Per contro posso anche capire che questa potrebbe dare una mano quando poi bianco va a giocare altre pietre, quindi anche un po' a separare, no? E se nero dovesse nel frattempo mettere più pietre qui, quando bianco fa questa, magari risponde anche sotto perché dice me la mangio. Invece così risponde lì. Vabbè, questo è il confine del moglio di nero, per cui nero ci va a giocare. E bianco adesso forse inizia a darsi un seguito a quella anche andando a ridurre. Nero mi risponde subito e viene qua. Allora, normalmente qui si potrebbe pensare: o proseguiamo così, 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 così e poi dopo bianco gioca da un'altra parte, oppure bianco decide di venire qui e separare, no? Quale delle due conviene giocare a bianco? Diciamo, l'altra è più prudente, questa vorrebbe dire montare un attacco a queste due pietre, ma ancora non è chiaro, quindi poi rimane il taglio. Quindi, forse anche perché ancora non sa bene dove andare a giocare, bianco viene. Ok, e adesso ha preso una decisione. Avendo queste pietre di cui preoccuparsi, probabilmente non è il caso di lanciare dei grossi combattimenti, per quello che sta
più tranquillo, non va a tagliare, che paga dando punti a nero qui e poi dopo però dovrebbe fare un attacco qua. Però se ha troppi uno, due, tre gruppi nei guai, forse è difficile gestirlo. Quindi, con pazienza, estende. E nero. Anche se quel gruppo non sembra proprio messo benissimo, però... Sì, il gruppo di bianco, insomma, mi farebbe stare un po' in apprensione se io fossi bianco, ecco, quello sì. Ci sono queste due che sono state tagliate, quindi forse sono l'assicurazione sulla vita di bianco. E nero adesso sta cercando di attaccare a grande scala questa, perché se porta bianco giù e fa un muro qua, poi mattone. Quindi insomma, la partita sta iniziando a prendere respiro. Sì. Esatto. Il nero prova a infilarsi lì, ma... Ecco, per esempio, verrebbe da dire giochi qui piuttosto che giochi lì, no? No, questa sembra una stupidata perché bianco gioca qua il collega, no? Si vede. Ma questa separa proprio. Queste bianche riusciranno a cavarsela? Però... No, viene qui. Mantiene un confine e dice, mi pido quella. Evidentemente gli stanno più a cuore queste perché... Se queste sono deboli, queste non sono così deboli. E se queste non sono così deboli, è debole questa. Per cui, piuttosto, lascia bianco, so, giocare... Dice, se bianco vuole giocare lì, fantastico, io mi piglio qui e questo è nei guai, no? Bianco, infatti, non fa una cosa così banale. Questa scommetto che vi immaginavate tutti, però allora se difende i tuoi, e poi deve difendere di là e tu dici quelle tre lì, quelle, così. E quelle due lì sono in difficoltà, dici? Però quattro libertà, insomma. Quindi tu dici di là, quelle due pietre... Tocca bianco, no? Sì, bianco può attaccare, scappa facilmente, diciamo per così. Bianco in qualche modo scappa, separa i due gruppi neri e... alla fine è un disastro. Non è tanto conveniente. Invece, se nero blocca qui, è vero che consente a bianco di entrare un po', però non in modo significativo, per entrare fino a qua, no? Beh, sono quelle tre pietre lì, però... Boh, vabbè. Questa non mi è chiara. Lo ammetto. Ma che significa questa? Sì. Questa la capisco. È l'unica interpretazione che darei a questa. E quindi andare a dar fastidio, andare a connettere queste. Dici però poteva allora, tanto valeva fare così. No, io sarei semplicemente scappato qua. Ecco, qua ti lasci entrare.
invece lui tutto qua, fai anche più muro, no? Allora, questa fa... Sali, vai, sali, fai muro. Ho capito qual è il problema, forse. Se nero, se bianco viene qui, nero qua, per bianco è difficile uscire. E questo gruppo ha i suoi problemi. È vero che c'è il taglio, ma... E dopo la conseguenza che il taglio però... Sì. Invece qua mette a posto sia la connessione di qua, sia sale. Ma... Aspetta che hai tolto le pietre. Sì, ho tolto una pietra di troppo. Due metri. Allora, questa assicura la vita del gruppo e la connessione a tutto il lato, quindi ma fa anche, per la grossa. Ma aiuta anche a connettere, che sali comunque. Un po' ti avvicini. Sì, però, insomma, diciamo, fa tutti questi punti, è una mossa che a punti ne vale tanto. Affossa un po' queste, però, perché lì adesso è nero che gioca. Il bianco non ce la fa più a scappare. No, scappare scappa. Però... È difficile uscire. No, non c'è più. Questa non c'è, ragazzi. L'ho lasciata io lì da prima mentre gli stavo facendo vedere una possibile mossa. Perché me ne sono accorto? Perché adesso nero gioca qui e dicevo, mai nella vita, ma dopo questo. Questa è inconsueta, no? Non è che capiti tutti i giorni, cioè su una forma di questo genere sì, è normale, ma proprio sul 4-4 da solo andare a giocare lì non capita spesso. Sembra più una mossa da minaccia co, diciamo, una cosa del genere. Beh, innanzitutto a quella mossa lì bianco può decidere di rispondere sia di qua che di qua. Sì. No. E quindi diciamo è più un pip se vogliamo, no? Cioè un test dove dice, vediamo da che parte vuoi giocare. No? Normalmente quella la si gioca quando ci si attacca all'angolo ma si vuole comunque in realtà un pezzo di lato, diciamo esatto. Si vuole il lato ma staccare un pezzetto d'angolo in più. Di conseguenza c'è anche da ritenere che nero sia contento magari di un esito esatto, di questo genere. Per cui effettivamente bianco va di là, che è quello che gli piace di meno. No, nero sta giocando per la cordina, quindi può far affittare. Ma vabbè, insomma. Proviamo un attimo a guardare i conti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16. Ma è vivo. 32 punti. Sì, sarà vivo. Beh, ma sì, vero, 3-4. Sono miei, no? Diciamo un 32 punti per bianco. Io sono bravi. E per nero invece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vabbè facciamo anche 11, facciamo 12, e quindi sembra più indietro. Però adesso vediamo cosa succede lì. Sembra più indietro, ma ci sono due cose. Uno ancora, l'attacco contro questo gruppo e contro queste due pietre. Quindi i gruppi deboli, cioè è indietro di una decina di punti veri. Però bianco ha un gruppo grosso debole e due pietre così. E per quanto vedo si trasformeranno in punti. Esatto, per cui in realtà può anche essere che sia un vantaggio nero. Ma un gruppo debole significa che tu attaccando lo puoi fare il territorio, magari. Sì, un gruppo debole a spanne sono 20 punti. Queste? No, no, questo è un po' in difficoltà. Si vede dalla situazione. Potrebbe essere in vantaggio nero. Quindi, per esempio, io non ho assolutamente contato i punti bianchi qua. Un po' perché c'è il cross cut qui, ma anche perché con questo attacco nero di lì finirà per entrare. O se non entra di lì farà qualcosa da un'altra parte. Se no ammazza il gruppo bianco. Sta pagando punti a bianco comunque. Sì, in questo momento sta pagando. Comunque l'obiettivo di bianco è salvare più punti. Bianco queste le deve salvare ormai perché è troppo grosso. Queste non importa, sono solo due. Però, scusa, una domanda. Sì. Adesso sta cercando di salvarli facendo due occhi. O sta cercando di salvarlo magari facendo un attacco su un altro gruppo. Se bianco torna indietro qui, nero due occhi, nero, fa in due modi diversi. Fa due occhi subito, è già così. E lì non puoi fare. Questo gruppo è inattaccabile, no? Devi fare tre mosse di... Invece questo gruppo qui, questo gruppo qua. Ah, non dico che queste siano proprio in cattura, però il nero le può anche lasciare andare. Beh, è difficile fare qualcosa contro queste pietre.
Questa è la forma normale con cui si va a chiudere, no? Non questa perché... Sì, sì, non funziona. Esatto. E questo comunque sente, perché va a catturare. Questo è per fare eventualmente occhi. Adesso Nero va di questa è una di quelle cose che tante volte succedono nelle partite handicap dove bianco riesce in qualche modo a farsi spingere da nero dentro l'angolo e poi fa un disastro. Sono curioso di vedere cosa succede qui perché non verrà un disastro, esatto. Sì, non scherzo neanche un po'. Nero costretto a mangiare presa, perché bianco poi giocherà la neve per uscire, fare o fare forma. Deve fare gli occhi bianco, non tenere collegato, per cui, però senza neanche perdere troppo. Per cui adesso... Sì, c'è il taglio. Però perché il taglio funzioni bisogna che questo gruppo sia vivo. Anche adesso bianco chiude il taglio. Esatto. Nero. Non esageriamo. Che fai? Beh, gli riduce comunque la forma, no? Sì. Il prezzo che ha pagato. Allora, bianco non ha ancora due occhi, mi dirai. Esatto, anche se adesso bianco può essere un po' ottimista, perché insomma è grosso sto c'è anche però. Il taglio qua in mezzo. Ma poi è un po' grosso, quindi non è. Quelle due pietre là sono un po' deboluccio. Sono due pietre veramente deboli. Ah, non va a tagliare. Va a attaccare le due pietre. Io sarò allora subito là. Perché era la cazzo. Ah, no, c'è un taglio lì che è un po' un problema. È vero, non avevo visto quel taglio. Saranno anche bravi, ma fare i blocchi qui è veramente difficile. No. Vabbè, uno lo fai. Però non devi no, fare no. Un insente e uno gol. No, è vero, ma cazzo non si può. Così. È vero. Questo è colpo. Allora, altro insente. No, no, come dire, questo le riesce a tagliare comunque anche così. No? Però. No, lei ha la forma. No, ho capito, questo è il problema. Allora, cioè prima devi dare questo attari come bianco, no, okay. Così viene lì. Poi tagli, ma okay. Il nero vuoi li fa. Cioè, così, così, una qualsiasi pietra qui fa il secondo occhio. No, un disastro. Non c'è niente. Per cui era venuto su. Anche giustamente lì va a combattere. È costretto questo, mentre togli la pietra bianca di là. Che... Quale? Allora. Ah, questa. Okay. Nero gioca qui, che comunque è dove bianco avrebbe giocato per fare una forma d'occhi. Poi. Ma sono punti.
appunto, secondo me c'è un problema di vita. Sì, è anche questa per via del taglio qui, no? Sì. Diciamo, nero non ci crede che riesce a catturare bianco, evidentemente, perché se no, cioè se vedesse la sequenza andrebbe subito e lo prenderebbe. Invece vuole fare qualcosa qui. Questo è un po' classico della forma, però me la faccio catturare, ma qualcosa poi viene. Questa protegge il taglio. In realtà non è vero che protegge il taglio, però toglie un possibile, una possibile forma d'occhio in cui c'è molto. Se c'era mezzo occhio adesso non c'è più. C'è un occhio vuoto. Ok, bianco. Una viene qui. Mi chiedo se non sia una minaccia poco simile. E poi connette. E nero adesso taglia. Invece che giocare questa, che è più o meno 0 punti, serve giusto a separare bianco, prima viene qui, comunque tale, e sente contro tutto quello, perché bisogna vivere di nero, nero ci deve vivere adesso, sì. In qualche modo. Però... avete 2 secondi per leggerlo, che siete in sì, 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 no. Le catture. Okay. E nero invece gioca qua. Bianco aveva proposto facciamo la pace, io ti lascio questo e tu mi fai vivere in santa pace lì, e nero non c'è stato. Però si è preso questa. E bianco, in ogni caso, sì, ho perso il filo di tutta la negoziazione. Allora, che c'era, la negoziazione è stata, di mossa è stata alla fine, controintuitiva, la sequenza, perché hanno giocato nero un po' di là, un po' di qua. Questo, bianco si è tenuto quello, bianco ha collegato qua, e in compenso nero però si è fatto la sua base sul lato. È un po' complicato, cioè ci sono 4 cose in ballo e non ho capito in che ordine hanno giocato le mosse, perché. Perché hanno giocato le mosse un po' di qua, un po' di qua, un po' di là, e non si capisce. Sono andati con che sequenza, con che logica, sono andati a dire io ti do questo e tu mi dai quello, no, allora io ti do quest'altro e tu mi dai quell'altro, forse, no, ma è meglio così, ma no, poi ci ho pensato e poi alla fine il risultato è stato questo, e poi alla fine uno dei due ha dovuto lasciare questo perché non c'era altro. Sì, però quello che non era lo stesso, erano già, cioè l'angolo comunque era di bianco. Quindi a nero è andato abbastanza bene. Ecco, e questa viene molto riabilitata perché è riuscita a collegare. Questa è diventata in ogni caso una buona mossa. Domanda, perché non ha lasciato che bianco collegasse? Perché sennò catturava questo. Giocava sotto. Ma là poteva rispondere subito, non è risultato per una mossa. Questa mossa bianco l'ha fatta facendo i tenucchi a questa. Nero rispondeva e bianco non faceva tenucchi a questa dopo, ma cosa c'entra? Beh, cambiava poco. Io non ho capito. Nero risponde. Si lascerà tagliare qui. Quindi alla fine una delle due... Allora, il tappo è più grosso. Non riesco a capire perché sono troppo intricati tra di loro. Ma nero non è inconveniente continuare l'attacco contro questo tipo di bianco.
E quindi niente non poteva funzionare. Ma se non puoi, cioè comunque questo è stato il contrattato di Bianco, no? Se io non ho capito perché questo taglio nero non l'ha fatto, come dice giustamente lui, perché ha preferito fare questo, prendersi qua invece che fare questo. Vuol dire che il taglio lì non funziona. Qual era il modo di vivere? Perché c'era troppo duro con le pietre là. Nero comunque ha dovuto giocare, doveva giocare sia questa che questa. Adesso comunque grande sorpresa, Nero torna qua. Allora il gruppo era morto. Beh, questo è io. Forse... No, non so perché l'abbia giocato. Sicuramente era una minaccia, ecco, forse l'ha giocata per il... Vuole che fosse in Bioriomi. No, sente, ce l'aveva, perché ha giocato lui. Potrebbe essere una mossa di quelle per prendere tempo, se sei in Bioriomi e sta finendo, ti bruci una minaccia a cuore. E però è magari un minuto in più. Quindi, magari stava finendo di contare a vedere com'era e gioca qua per avere tutti questi punti. Perché comunque quello è il momento in cui ho finito l'attacco e adesso la partita entra nel suo gioco. Magari è molto estremo, fare un bel respiro, contare e dire sono avanti di 5 punti, sono indietro di 5 e devo fare cose spericolate, oppure sto tranquillo. Questa è singolare, perché di solito si gioca qua, no? Solo che... Finisci vuote. Con questa finisci vuote. Perché senza questa sostanzialmente devo scendere o giocare qui. Mentre invece essendoci già sarebbe vuote. Se bianco viene qui, hai finito sente. Se bianco non viene lì, poi dopo gliela catturi. Così, così, no? Sì, questa non c'è. Ha giocato lì. Nero chiaramente cattura. Ma potrei andare avanti, no? Comunque diciamo, poi ci pensiamo, magari vediamo. Che per contro metti delle pietre bianche qui, se magari stavi pensando a scendere per fare qualche gioco, poi dopo diventa cominciare. È la cosa qui che mi viene in mente. Perché questa, qua volendo c'è ancora la possibilità di dire minacci di tagliare, sì, con me, poi scendo, però... eccetera. Sì. Questa comunque l'unico scopo che mi viene in mente è che così riduci di uno lo spazio degli occhi del gruppo. Sempre quello che si gioca all'interno per ridurre. Per contro è collegato, no? Quindi. Però dopo... Questa, che è sul confine, non sono fatti i punti rispetto. Magari sono dei nomi anche da portare. No, non credo proprio. Ah, questo è interessante. Sempre dalla parte di qua e non da questa, perché così rischi di perderle tutte e quattro, così eventualmente ne perdi due, casomai avessi dei ripensamenti in futuro.
E va bene, è andato con le basi. Adesso vediamo cosa aveva in mente Bianco quando ha fatto questo. È vero anche che comunque questa non perde punti, no? Perché l'ha data un prigioniero, ma poi ci ha giocato anche nero, quindi magari poteva essere una mossa di Dio uomini pure quella lì. Sempre che l'altro non spinga, come dicevo io. Fatale. Anche questa, rispetto a giocare così, 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 Bianco si trova una forma di questo genere, che è un po' peggio. Perché viene di buono. E non può collegare. Potrebbe giocare il cofano. Eh sì, sicuramente adesso. Però prima lo prepara bene. Io riparto subito. Che perché se Bianco taglia qua, slante. Sì, perché questo non fa gli occhi, credo. Infatti non lo combatte. E quindi qua gioca nero. Cattura subito. Questo è importante. Poi questo diventerà Atari, no? E nero abbandona. Ha già contato, indietro di una ventina di punti, no? Addirittura così tanto, non lo so, proviamo a vedere, sì. Però proviamo a contare, no? Sì. Allora, nero ha catturato 4 pietre a Bianco in più. Per cui comi che 6 e mezzo diventa in realtà 2 punti e mezzo, quindi diciamo 1. Lì Bianco dovrà andare a catturare quelle 3 pietre.
Quantomeno devi mettersi se nero fa ne. Ma in realtà se nero mette due pietre, bianco ce ne deve mettere due anche lui, quindi più o meno finisce così, no? Beh no, però quando finisce deve per forza andare a catturare. Ok, quindi una pietra ce la deve mettere. Quindi si partire da 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. In mezzo nulla, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, per nero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, a me sembra che siano pari, anzi, magari qualcosa per il nero. Eppure, dice, penso di combattere.